Agrigento, a Casa San Filippo, nella Valle dei Templi, si è svolto un incontro dibattito in occasione del 10° anniversario della costituzione della Società Agrigentina di Storia Patria. Si celebra il 10° anniversario della costituzione della Società Agrigentina di Storia Patria. Devo dire con precisione l'atto costitutivo è stato fatto il 3 gennaio del 2008, quindi nel 2018 sono 10 anni. Dovevamo festeggiarlo un po' prima, ma l'abbiamo festeggiato oggi per motivi logistici. Siamo felici di avere compiuto 10 anni, perché ad Agrigento è difficile che una società duri tanto. Ci vuole tanta veramente buona volontà e forza e coraggio, ma noi ci siamo riusciti e siamo felici per questo. È stata fondata soprattutto da Don Biagio Alessi, che purtroppo dopo un mese della Costituzione è andato via. E le redini le ho prese io e durante questi 10 anni abbiamo fatto decine e decine di convegni, pubblicazioni, tutte con il patrocinio morale della Società Agrigentina di Storia Patria. Per esempio una monografia su Montallegro fatta da Antonangelo Gambino, la bellissima pubblicazione del socio professore Palermo, Antonio Palermo, su Vincenzo Gaglio, il personaggio più importante del Settecento agrigentino che ha illuminato la Sicilia, che è stato soprattutto il primo in Sicilia a scrivere le opere importanti in volgare, cioè in italiano, a differenza degli altri che ancora scrivevano in latino e che ora purtroppo il latino non riescono più nessuno a tradurlo. Stasera sono qui presenti diversi soci e anche della provincia, vengono da Sciacca, da Campobello di Licata, il dottor architetto Calogero Brunetto, che è vicepresidente della società, e così tante altre persone. È difficile un po' che i giovani si avvicinino alla storia, ma la storia è vita, la storia ci insegna come comportarci e il tempo che passa diventa sempre storia.